Quest'altra meraviglia qui si chiama Charlène, Charlène di Monaco. Bellissima anche lei, vero? Una delle tre sorelline abbandonate di recente in contrada Cesine a Ginosa in provincia di Taranto, il punto dove tutti si recano per abbandonare i cani che non vogliono, sia da Ginosa sia dai paesi limitrofi. Hanno avuto il coraggio di buttare questo tesorino qui, questa meraviglia che chissà quanti apprezzerebbero o amerebbero. E noi oggi siamo proprio alla ricerca della famiglia disposta ad amarla per tutta la vita, non una famiglia disgraziata come quella che l'ha buttata in mezzo alla strada. Mai più questa sofferenza, questo tesoro. Charlène diventa di taglia grande. Quanto grande non sappiamo, se proprio grande, se medio grande, è difficile dirlo. Sappiamo solo che ha un bel testone, che ha solo 3 mesi, tanti mesi davanti per crescere, per diventare grande, e basta. Quindi non ci chiedete di essere più precisi di così, noi vogliamo essere corretti e onesti nei nostri confronti. Cosa vediamo di Charlène? Che è una cagnolina affettuosa, che cerca il contatto umano, ma anche le sorelle sono così. Quindi dal punto di vista del carattere non dovrebbe essere timida, naturalmente considerate che sono questi cani che hanno vissuto sicuramente in campagna prima di essere abbandonati e che adesso stanno facendo l'esperienza del canile. Starà a voi far fare loro le esperienze con il mondo esterno. Per questo vi diciamo, adottatele adesso, che sono piccoline, che è presto, che si può far tanto per migliorare il loro carattere. Non lasciate che diventino grandi in canile, non le facciamo arrivare come al solito a 6 mesi, 7 mesi, 8 mesi. Poi diventa difficile perché nel frattempo ne arrivano tanti altri e noi non possiamo dedicarci a loro. Questa creatura è stupenda, come si fa a non adottarla? Deve solo capitare la famiglia giusta, perché naturalmente noi non la diamo a chi la tiene solo in campagna o solo in giardino, comunque a fare il cane da guardia. Questa è una bimba che deve stare insieme a voi in famiglia, a condividere la vita di tutti i giorni. Piccola Charlène, anche tu, come le sorelline, guarda la telecamera e chiedi: adottatemi! Non mi lasciate qui. Ciao piccina.